E cambiamo argomento, il Molise perde pezzi per lo svuotamento demografico e dei servizi dalla regione. L'auspicio a difendere i presidi territoriali come il compartimento ANAS, Poste, Scuole e Giustizia. Il Molise stenta ancora molto dal punto di vista occupazionale, sociale, lavorativo, perde circa 1.000 studenti ogni anno, è ancora troppo poco per la giunta del presidente Toma, insediatosi da circa un anno, però come si può fare per svoltare? Ma i problemi ci sono, i problemi sono tanti, uno tra questi sicuramente prioritario. È proprio quello del forte spopolamento che i nostri centri stanno subendo. C'è un calo demografico incredibile degli ultimi anni. Per poter agire contro questo problema, sicuramente ci sono dei fattori da dover sviluppare ed intervenirci su in maniera forte. Uno fra tanti, sicuramente l'aspetto della comunicazione. La comunicazione è importante, non c'è territorio ricco se non c'è una giusta comunicazione. Dopodiché dobbiamo cercare di essere appetibili come territorio da parte delle aziende che vogliano investire. Quindi dobbiamo mettere in campo queste azioni. Comunicazione e attività produttive può essere sicuramente insieme al turismo, cercare di trasmettere all'esterno che la nostra regione è una regione bella e possiamo fare un turismo giusto. Queste tre cose possono essere quelle azioni giuste per cercare di bloccare questo fenomeno. Intanto però Poste Italiane è nel trasporto ferroviario e non ultimo l'ANAS, il Molise sta continuando a perdere pezzi. Cosa state facendo come impegno politico in Consiglio regionale? Ma sì, ultimamente c'è un assalto incredibile da parte delle azioni di riorganizzazione sulle strutture da parte del governo centrale, un assalto incredibile a questa regione. Noi ogni volta abbiamo cercato di battere colpo, su ogni intervento e lo faremo difendendo il Molise sempre, ovunque, fino alla fine. Noi non ci possiamo permettere la perdita delle diverse autonomie. E anzi, per esempio, non ultima, proprio il problema che c'è stato con il compartimento dell'ANAS, noi oltre a chiedere di mantenere l'autonomia, perché non abbiamo sicuramente i chilometri da gestire inferiori alle altre regioni, ma se proprio ciò deve avvenire non è detto che l'autonomia va data all'Abruzzo, possono lasciarla anche al Molise. Quindi in alternativa abbiamo chiesto questo, l'abbiamo fatto con quest'ultimo problema. L'abbiamo fatto anche precedentemente con altri e lo faremo ogni qualvolta dal governo viene messa in campo un'azione che voglia minare ai presidi territoriali del Molise, di cui noi ne difenderemo sempre l'autonomia.